Io quel film lo feci, io avevo già lavorato con Pippo Franco al Bagaglino, avevamo fatto uno spettacolo molto bello al Bagaglino, ebbe molto successo al Bagaglino di Roma, a Via Due Macelli adesso è stato chiuso e mi dispiace da morire, e andammo a girare a Castiglioncello, dormivamo a Livorno, ma quella era una spiaggia di Castiglioncello. Tu sai che quando le attrici girano i film non devono prendere il sole, perché i visi, le facce, se sono abbronzate non vengono bene, quindi io sempre andavo con la spiaggia col cappello per cercare di ripararmi dal sole. Iniziamo le riprese e c'era la famosa scena con il batacchio, dove io ad un certo punto del film sto per affogare e mi attacco al batacchio del batacchio. E invece tutti mi chiedono sempre di quella scena, invece lui aveva un cerotto. Le ragazze no, le ragazze erano nude, ma lui aveva un cerotto, quindi io non l'ho mai visto nudo e non posso dire com'era il batacchio. Ecco, aveva un cerotto che lo copriva. Con Pippo Franco benissimo, la regia era di Sergio Martino, no, mi sono trovata molto bene. Ma io sai, ho un buon carattere, è difficile che mi... Insomma, poi ho lavorato sempre con colleghi molto, molto alla mano, molto carini. Io non amo la presunzione. Trovo che i grandi siano umili. Più sei grande, più devi essere umile, secondo me. Era caldo perché era estate, mi ricordo era luglio, fine luglio, non so, era caldo, però noi avevamo questa spiaggetta riservata, piena di alberi, di verde, quindi appena potevo mi mettevo sotto un albero e stavo fresca, bella fresca. Poi sai, a quell'età soffrivo anche meno il caldo. Che ero più giovane, soffrivo tutto di meno, soffrivo meno il freddo, soffrivo meno il caldo. E poi quando potevo mi bagnavo, andavo a farmi un bagno, no? Poi abbiamo girato anche molte scene in mare. Pensa, quella scena in cui io sto per affogare è una scena per me un po' inverosimile perché io sono una bravissima nuotatrice, in quanto mio papà, napoletano, era di fuorigrotta, a 3 anni mi buttò in acqua. Quindi io nuoto molto bene, addirittura a 7 anni a Lavinio salvai un uomo che stava per affogare. Io stavo sulla spiaggia, vedevo che lui annaspava, sono corsa, lo feci appoggiare sulle mie spalle rischiando di essere affogata, ma per fortuna poi corse il bagnino, col, sai, no? Col pattino di salvataggio rosso e riuscimmo a salvare quest'uomo. Sì, Complimenti. so nuotare molto bene, mi piace molto il nuoto, mi piace il mare, adoro il mare. Quell'accento un po' strano che ci avevo è un accento che io ho ereditato dalla mia mamma, perché la mia mamma era di Montefiascone, quindi è un accento che ho preso un po' da quella parte della Tuscia, che Montefiascone è carino perché è un paese dopo Viterbo sul lago di Bolsena, quindi ho rubato un po' l'accento ai montefiasconesi e parlavo un po' così, insomma, tra montefiasconese e l'umbro, insomma, un accento strano. Allora, la cosa divertente è che io esco fuori e guardo ripetutamente il batacchio nelle sue parti. Allora Pippo Franco mi fa: ma perché lo guardi là? Perché in faccia mi vergogno.